nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli carissimi e pellegrini qui presenti, prepariamoci a celebrare con dignità e fede questa Santa Eucaristia davanti all'immagine di Maria. Chiedo a tutti una preghiera per noi sacerdoti, per tutti i vostri parroci, per tutti i sacerdoti e per che il Signore doni nuove vocazioni alla sua Chiesa, vocazioni religiose, sacerdoti e religiose. Il Signore accolga in questo momento l'atteggiamento del nostro cuore che chiede perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo figlio quale nostra madre, concedi, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa, dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo, dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani, nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche. Parola di Dio. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica.
recitiamo insieme. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Ascolta la voce della mia supplica quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza e mio scudo. In Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore. Con il mio canto voglio rendergli grazie. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Forza è il Signore per il suo popolo, rifugio di salvezza per il suo consacrato. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sii loro pastore e sostegno per sempre. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene. E al mio servo fa questo ed egli lo fa». All'udire questo Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Parola del Signore. Nella prima lettura che abbiamo ascoltato ci è stato ricordato di poter pregare in qualunque luogo, dovunque noi stiamo, con chiunque noi ci troviamo, elevare la preghiera, inni di ringraziamento, richieste, lode, a dare da dare a Dio. Noi da varie parti d'Italia ci troviamo qui, per noi oggi questo è il luogo della nostra preghiera a Dio Padre.
ma con l'intercessione della sua mamma. Noi siamo qui a pregare, siamo venuti da varie parti perché forse siamo stati invitati, forse qualcuno ci ha detto andiamo lì o abbiamo desiderato di venire. Ecco, ora stiamo nel luogo per pregare. E la preghiera che noi siamo chiamati a fare stamattina deve essere fatta con l'atteggiamento che il Vangelo ci ha ricordato, di questo centurione. Una fede semplice. Si vergognava il centurione di andare a chiedere a Gesù guariscimi una persona ammalata. Manda qualcuno. Poi il Signore si avvicina e lui dice non sono degno, non entrare. Basta un tuo pensiero, una tua parola e tutto avviene. Ecco, cari cristiani, cerchiamo di impastare la nostra preghiera, le nostre parole con questo atteggiamento del cuore. Sapere che tutto è possibile al Signore e credere che da Lui può venire ogni cosa. E allora questo atteggiamento di umiltà, questo atteggiamento di fede, di fiducia, sia per noi motivo di speranza, motivo di tanta gioia. Noi portiamo in questo luogo i nostri pesi della vita, i nostri pensieri, tanti nostri desideri, tante persone che sapevano che venivamo qui ci hanno chiesto prega per noi, ricordati di noi, fai una preghiera per noi. Sì, la preghiera è sempre per tutti, per la Chiesa. Spesso noi cristiani preghiamo un po' solo per noi stessi, allarghiamo il nostro sguardo come il Signore Gesù ci insegna. E allora guardiamo alle realtà di questa nostra storia, perché noi siamo chiamati a vivere questi giorni, non quelli del passato e quelli del futuro non li conosciamo, ma questi giorni viverli con l'atteggiamento del centurione. Signore, non sono degno che tu ti sposti tanto, ma guarda la mia situazione, guarda la situazione della mia famiglia, guarda la situazione delle nostre parrocchie, guarda la situazione della nostra chiesa dove spesso mancano i ministri, i sacerdoti, guarda le realtà di questo mondo inquieto dove c'è tanta discordia, dove ci sono tante realtà che non vanno bene, però questo è il mezzo bicchiere che io dico sempre vuoto, c'è l'altro mezzo bicchiere pieno, guarda Signore, quanta gente buona c'è, quanto bene c'è nel mondo, quanto bene c'è nelle nostre famiglie, quanto bene c'è nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, nel mondo intero. Guarda quello. E poi, ecco, c'è Maria, c'è la mamma di Gesù, ma anche mamma nostra, come abbiamo ascoltato nella preghiera iniziale. Guarda questa nostra gente buona, e per questa gente buona, come dice in un'altra pagina della Bibbia, basta un santo, uno che è buono, salverà l'umanità. Pensiamoci quanto è grande la bontà di Dio, e Maria sia per noi questa mattina qui, perché siamo nel suo luogo, ma anche nelle nostre case, quando torneremo nelle nostre città, nelle nostre parrocchie. Maria sia sempre nel nostro cuore, ci aiuti con la sua umiltà, come la umiltà del centurione, con la sua fede, come la fede del centurione, a rivolgerci a Dio prima di tutto per dare lode, per chiedere il suo aiuto e per ringraziarlo. Maria sia la nostra compagna del cammino e sia sempre la nostra mamma celeste che ci protegge ogni giorno. Amen. In questo luogo santo dove Maria Vergine apparve, preghiamo fratelli, Dio nostro Padre,
che ci ha dato per madre la generatrice del suo figlio. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i credenti, affinché, seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per quanti esercita un ministero nella Chiesa, affinché, in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo, per intercessione di Maria, madre del tuo figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo, fratelli e sorelle, questa mattina perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò l'inizio della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo.
assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria fino al giorno glorioso del Signore. E noi oggi, uniti agli angeli, ai santi e tra di noi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo Sposo, con gli Apostoli, Santi Francesco e Giacinta Marto, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Dio e illuminati dalla sapienza che ci viene dal Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un vero gesto di pace, di cordialità e di stima reciproca. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Col tuo corpo resta
ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino, giovane il perdono. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, come te richiede fede. Nel tuo spirito sfidiamo l'incertezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida, sulla strada verso il preghiamo. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto, guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale su di noi, il sacerdote benedice anche tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché, per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei santi Francesco e Giacinta, diventino segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amen. Con gli occhi rivolti verso la Vergine di Fatima, che qui è apparsa 100 anni fa, recitiamo devotamente la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne,
sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci questa valle di gioie e di dolori, le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore, nel tuo cuore immacolato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai tuoi fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai tuoi fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, Vergine Gerusalemme di Fatima, e alla fine, avvolto con la luce, dalle tue mani giunge a noi, la gloria del Signore, per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione dei santi Francesco e Giacinta e per intercessione di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, vi benedica tutti Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la gioia nel cuore, la messa è finita, andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.